Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Sì, lo so, è un nuovo mondo. Ho voluto riniziare tutto da capo per un motivo molto semplice. Intanto siamo su Ragnarok, una mappa che non avevamo ancora fatto. Mi svuoterei l'inventario, leviamo tutte queste schiene del cazzo, ci equipaggiamo il robottino. Vi dico più o meno che cos'è, che cosa ho aggiunto. Intanto alcune mod non ci sono, ma tante altre mod sono state aggiunte. Prima cosa. Seconda cosa, ho cambiato molto le regole. Il gioco si può dire che è di default, tranne per una cosa. La raccolta di risorse ovviamente per 3, il respawn di risorse ovviamente è aumentato, l'addomesticamento è aumentato sì, ma non OP come era prima, in modo che bene o male il gioco abbia quella difficoltà in più nel prendere gli animali, quindi gli animali ci stanno più tempo, le statistiche sono più o meno normali, quelli del mio personaggio potenziate ma non troppo, e tante altre cose qui che secondo me rendono il gioco più survival, meno OP, ecco. In più questa partita la giocherò in single player, quindi giocherò solo io su questa mappa, non ci sarà nessun altro perché da solo, ma passo meglio. Ci troviamo su Ragnarok e questa qui è una buona zona, onestamente, la zona dove si spawna. Questa zona qui io la amo perché, come vedete, qui c'è il ferro. Eccolo qui. Quindi il ferro ne abbiamo a miliardi, spawna proprio qui, non dovremmo avere troppi problemi. Ci possiamo accampare volendo anche qui, quindi in questo terreno qua. E in più, ecco, questa è una mod, ci abbiamo Rosita, metti il cibo per domarlo nell'ultimo slot. Ma lo facciamo subito, ci prendiamo la gallina della vita. Qua, metti le pacche. Ecco, abbiamo una cazzo di gallina, livello 22, ma se è una femmina, è una femmina. Perfetto, questa farmerà uova che poi ci facciamo pure le crocchette. Ecco, adesso tipo le crocchette hanno un'utilità. Hanno un'utilità perché l'addomesticamento, essendo molto ridotto, cioè non è istantaneo come prima, le crocchette hanno la sua utilità per quanto riguarda il metterci meno tempo ad addomesticare gli animali e farlo con più efficienza. Allora, prima fase, raccogliamo un po' di cespugli qui, un po' di bacche, un po' di fibra. Dopodiché, come ogni partita d'Ark, dobbiamo niente, perché scassi la mia... quando sono in branco possono essere un po' pericolosi. Raccogliamo un po' di legno. Vabbè, non dovrebbero essere un problema. Ogni volta che gioco una partita Ragnarok mi accampo sempre, sempre qui. Che poi qui c'è il ferro. Vero anche che potremmo trovare una zona anche piena di altra roba. Guarda lì, lì c'è un castello su quella montagna. Bisogna vedere se quel castello è fattibile. Beh, magari per le fasi iniziali ci accampiamo qui, che qua non è male. Qua c'è pure uno spawn di fiori, guardate qui. Questi ci serviranno poi per creare sempre le crocchette. Allora, ci serve raccogliere una pietra per farci un piccone. Madonna. Prendiamo una pietra, ci mettiamo dei punti abilità, l'esperienza è molto migliorata. Per adesso mettiamo tutto sul peso, ci sblocchiamo intanto le cose gratis delle mod. E ci sblocchiamo l'ascia, la lancia, il fuoco da campo e il primo set di armature. Allora, vediamo cosa possiamo farci. Intanto ci facciamo la maglietta, i pantaloni, un cappellino. E anche un paio di lance sarebbero utili, ma dobbiamo raccogliere ancora un po' di legno. Il nostro personaggio è cazzottissimo, non ha paura di niente. L'abbiamo chiamato Gianni. Gianni è un grande. Gianni è un grande. Gianni non ha paura. Gianni mi vuole bene. Ok, ci equipaggiamo l'armatura. Guardalo lì con quanto stile. Tra l'altro non so se è una mod, ma quasi sicuramente sì. Guardate quanto è figo. Se io butto la paglia, vedete? Butto proprio la paglia, non butto quel classico, diciamo, scatolone che lascia andare Ark. Bene, adesso che abbiamo l'ascia possiamo raccogliere un po' di legna qui e iniziare a creare un piccolo rifugio. Nel frattempo, in tutto questo, stiamo livellando un po'. Aumenterei la salute leggermente. Non so se accamparmi qui. Oddio, questa è una mod. Lo vedete quello? Quello è un mega squalo. Non esiste ovviamente all'interno di Ark. Tra l'altro è pure RGB. Che cazzo è? Purtroppo l'unica cosa che non capisco di sta mod è perché fanno questi animali che si illuminano così. Quello sì che è un cazzo di squalo. Non è un megalodonte normale quello, eh. Porca puttana, è un'isola. È gigante, raga. È gigante. Questa mod è fatta tra l'altro abbastanza bene, in modo che quegli squali hanno tanto di sella, hanno tutto praticamente. Per quello volevo riniziare una nuova partita, perché volevo farla al top, solo con voi. Ogni passo che facciamo lo registreremo, tipo questi dodo qui. Li conquisteremo insieme, insieme, cazzo. Ecco, figlio di puttica, vabbè, sei OP, dai. Però muore mai. Tra l'altro su Ragnarok i livelli degli animali sono fattibili.
Vediamo se questo dotto che scappa è una femmina. Pure rosa, dai, ci sta se è una femmina. Ed è una femmina, livello 135 tra l'altro. Lo prendiamo a pugni in bocca fin quando riesce ad addomesticarsi. Madonna, cazzo, devo aumentarmi i danni per stenderti? Oh, si è addomesticato. Gli mettiamo le bacche, così un dodo ce lo prendiamo. Tu sei un'altra femmina. Potrebbe servirmi, però già che ci siamo, puntiamo a dei dodo di livello alto. E adesso che ho la pelle posso farmi le scarpe e le braccia. Mettiamo un punto alla vita, un altro punto così, iniziamo ad aumentare i danni. Mettiamo un punto al vigore, già che siamo saliti, già siamo a livello 16. Come vedete si livella abbastanza in fretta. Ho fame, madonna fame. Mangio sti semi giusto per togliermi dall'inventario. Iniziamo a mangiare questo. Volendo mi accamperei in spiaggia io, tipo su quel rialzo lì. Non sarebbe male. Dai il nome al tuo dodo. Non glielo diamo, però seguimi. E qua, piccolo dodo. Ecco, le tartarughe non le ho mai prese, perché di norma è un animale che non ha mai attirato la mia curiosità. Però potrebbero essere molto utili per farli farmare uova di una certa grandezza e quindi fare crocchette di un'utilità migliore. Ma è caga, dodo di merda. Stendilo. Eccolo fa. Ok, prendiamo il secondo dodo, è sempre una femmina. Linfa di cactus. No, vabbè. Se qui abbiamo la linfa di cactus, sta roba è OP. Ma è perfetto questo posto, raga. La linfa di cactus, non sapevo si trovava così. Ok, abbiamo il secondo dodo. Con quanto stile il dodo, raga. Tipo, io che ho due dodo non ho paura di niente. Guarda lì. Non abbiamo paura di niente con i dodo. Raccogliamo ancora della linfa di cactus, perché con la sabbia possiamo già fare dell'argilla. Non è male. Il primo posto. Vediamo se abbiamo sbloccato la Ozucraft, così facciamo direttamente la casetta così, senza poi andarla a sostituire. Vediamo Ozucraft. Ah no, a livello 20. Vabbè, io direi di aspettare un po'. Nel frattempo raccogliamo un po' di risorse. Ho aggiunto tra l'altro, raga, un'altra mod di costruzione. Qualcosa di decorazione veramente fantastica, raga. Ti fai delle case spettacolari. Dove cazzo sono le braccia? Possiamo iniziare a mettere il nostro falò a terra e iniziare a mettere della carne. Ne mettiamo la metà. La metà cerco di splittarmela in modo da iniziare a produrre carne marcia. Il problema è che abbiamo fame urgentemente. Mangiamo un po' di bacche. Ah, un'altra mod che ho aggiunto, raga, è questa qui. Una mod sacra. Sacra, raga. Ti permette di dormire grazie al sacco a pelo o letto. Solo che devi mettere questo specifico sacco a pelo, che a differenza di quello originale, come vedete, uno utilizza fibre e pelle, mentre questo qui, il sacco a pelo stesso, più la pelliccia. Noi per adesso raccogliamo la selce, perché per adesso le risorse sono preziose. E quindi vorrei fare, diciamo, la polvere pirica per tenere in funzione i falò. Allora, vediamo se riusciamo ad andare un pochino a caccia di dodo. Questa zona, in teoria, dovrebbe esserne piena. Attenzione, la battaglia è intensa. Il nostro bastardo non molla, barcolla al massimo, ma non molla. Dai, muorici però, dai, hai rotto un pochino il cazzo. Oh, si è buggato, vedete questi cumuli? Qui raccoglieremo la sabbia con la linfa di cactus. Con la linfa di cactus ci facciamo l'argilla. Possiamo fare addirittura delle costruzioni grazie all'argilla. Niente, raga, come vedete, 2 ore che sparo sta roba, ma è immortale. Dai che sta morendo. E abbiamo recuperato la metà delle frecce. Che bastardo. Però ci prendiamo un po' di pelle, un bel po' di carne, della chitina. Bene, a sto punto, dato che ho ucciso la tartaruga, possiamo tranquillamente... Mi devo bere, madonna. Ok, beviamo, mi riempio pure la borraccia. Bene, ritorniamo lì dove c'era il falò. Guarda, abbiamo pure del ferro sotto casa. Perfetto, 5 level up. Ci mettiamo un paio di punti al peso e un altro alla vita. E finalmente, che siamo a livello 24, ci sblocchiamo la Ozucraft Bench. Il banco da lavoro della Ozucraft. Quello che ci permetterà di costruire la nostra fantastica casetta. Perfetto, ci sblocchiamo una scatola, raga, perché siamo troppo pesanti e ho bisogno di posare un po' di roba. Non abbiamo fibra. Bello, questo è un animale che mi manca. Che livello sei, buon uomo? Livello 50. E tu? 150. Ok, come vedete adesso l'addomesticamento non è OP come prima, quindi dobbiamo darglielo un paio di volte. Dobbiamo aspettare che abbia di nuovo fame. Vorrei freddargli il cugino, però ho paura che poi si spaventa lui e inizia a scappare, rovinandomi appunto l'addomesticamento. Ed è un altro animale nella nostra collezione. Per adesso, chi so passa o governo. Ah, possiamo fare la sella per il parasauro, ma per adesso no, mi creerei 5 bolle piuttosto. Così se iniziamo a vedere un parasauro, possiamo tentare la presa.
Ah, quanto mi mancava Ragnarok, raga. Proprio figa sta mappa. C'è di tutto. Qua hai tutto. Pure il fascio viola. Peccato che non abbiamo il livello. Allora, pensa. Intanto devo mettere un po' di legno qua. Già possiamo fare quante fondamenta? Una fondamenta. Tu sei un maschio. No, dove cazzo eri il listrosa? Eccolo. Ho dato da mangiare all'altro. Madonna. Aspetta, mentre che tua cugina non ti vede. Vieni qua. Ah! Oddio, ma sei OP, è resistentissimo. Oddio, non muore. Due lance conficcate in gola. Cioè, uno era nel culo, però sono dettagli. Mi sa che si è spaventato quello, raga. Però non lo vedo impaurito. Aia. Sì, sta scappando, raga, sta scappando. È che è lento in culo. Merda, questa non ci voleva. Eh sì, non puoi scappare tutta la vita. Dai, non ti faccio niente più, guarda. Prometto. Oh, perfetto, bastava parlargli. Ok, in teoria l'ultimo colpetto, questo qui ce lo prendiamo. Non ci sono pesci qui? Oddio il moscop. Oddio il moscop. Ti prego dimmi che richiedi qualcosa di fattibile. Fungo raro. Come cazzo lo prendo il fungo raro? Proprio infame questo. Ti prego, posso domesticarti? Oh, finalmente, ti chiamerò 3 ore. Perfetto, 3 ore, vieni qua. Che livello è diventato? Minchia, 224, raga, abbiamo il listrosauro più OP della storia. E adesso posso seriamente dedicarmi alla casa, onestamente, perché siamo senza un rifugio, abbiamo bisogno il più possibile di creare almeno 4 metri quadrati di casa, ma... Quindi ci servono alberi, ma prima devo svuotarmi un po' tutto l'inventario. Perfetto, le bolle ce le abbiamo, eventualmente troviamo qualche animale. Io vado lì, provo a raccogliere un bel po' di legna, giusto per fare una casa 2x2. Sì, giusto per dormirci, avere un minimo riparo per la notte, se riesco... Vorrei farmi un letto dove posso passare la notte, ma il problema è che ci vuole la pelliccia e non so qui dove posso trovarla. Mi si è rotta l'ascia. Veramente, il culo che ho io, raga, incredibile. Allora, la casetta io la farei tipo qui. Sì, va bene così. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, ecco, guarda quanto stile. Facciamo una bella porta qui. Una bella finestrella qui. Non abbiamo più un cazzo. E niente, finisce così. E niente, ragazzuoli. Adesso, nel frattempo che passa la notte, io andrò in giro, prendo legna e continuo questa piccola casetta. Oddio, raga, mi ha attaccato. Sto cazzo di animale ha attaccato i miei dodo mentre costruivo. Madonna. Ma che cazzo. Mi sta uccidendo. Sta uccidendo. Oddio, raga. Oddio, sono morto. Sono morto. Oddio, l'ho ucciso io. Porca puttana, raga. Come vedete, questo qui è un animale che viene da una mod. È un tipo l'optero. Però RGB. E, insomma, è più piumato. Ma, Dio mio, di solito l'optero non è aggressivo. Invece questo qui lo è. E questo è il bello di queste mod. Perché non crea semplicemente animali a volte simili a quelli già reali di Ark. Ma li crea proprio una caratteristica in più. In questo caso... Prima rompeva i coglioni ma non ti attaccava, adesso rompe i coglioni e ti attacca anche. Comunque io stavo costruendo qua la casa, avevo quasi finito, ho messo le scalette, ho finito qua di fare ste robe, mi manca soltanto un po' di tetto, però come vedete gran parte appunto la stavo facendo. Anche se in questo momento non ha nulla, però è già bella, guarda lì, guarda con quanto stile, ci ho pure cagato in casa talmente mi sono spaventato e mi attaccavano i dodi. Sono proprio smerdato tutta la mutanda, tutta la sgommata. Aspetta che ho visto una preda vicino mia casa. Media. Tu sei livello... Ah, ma sei quello di prima, livello 15. Allora, a te voglio freddarti così. Tipo nell'occhio. No, guarda come si gira. Minchia, l'ha capito? Ehi, figlio di puttana. Ok, mi dodo, procedo. Oddio, un uovo. Godo, tu l'hai fatto. Godo. Anzi, no, godo. Dodo. Vabbè, dopo questo. 3, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, 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 bene. La casa dovrebbe essere completa con queste ultime, diciamo, pezzi che stiamo craftando. Mettiamo qua il tetto. Madonna, perfetto così. Questi pezzi qui di questa mod servono per fare un pochino il tettuccio più spiovente, che sembra una minchiata, ma dà un colpo d'estetico che è pauroso. Guardate, infatti, ragazzi, la nostra prima casetta di sopravvivenza.
Tra l'altro io, non so se ci avete fatto caso, mangio da anni e il mio personaggio ha sempre fame. Perfetto. Adesso che abbiamo fatto una minima casa, possiamo iniziare a fare... Intanto questo qui possiamo usarlo comodamente come banco da lavoro, perché di spazio ce n'è per posare i materiali. Ma potremmo fare anche un piccolo spiazzale, o magari mettere delle fornaci esterne. Magari all'inizio, prima di creare casa nuova, che vorrei farlo quando ho gli animali adatti, che mi evitano il tempo, se no ci sto una vita con l'asce e il legno a fare lì. Per adesso la cosa importante è creare un po' di spazio in più per le fornaci. Quindi mi servono altri 4 di questi. Perfetto, posso fare 4 precisi. Ok, l'idea era tipo questa. Perfetto. Poi qua magari ci mettiamo 2 recinzioni, così, belle, fighe fighe. Ecco, magari possiamo fare da qui si entra in casa, qui facciamo un'altra porta e si esce in quella che è tipo una specie di veranda. Ci sta, come prima, diciamo, baracca. Ci può anche stare. Raccogliamo della pietra, che voglio creare subito delle fornaci, che mi servono. C'è un'altra tartaruga, a me servirebbe un parasauro, cazzo. Ok, rieccoci qua. Ci sblocchiamo la fornace, sempre roba delle mod, come potete vedere abbiamo un po' di tutto. Ah, questo è tipo il mortaio e il pestello, e questo è tipo un altro banco da lavoro. Quindi questa mod crea delle robe che già esistono, ma su un altro aspetto. Ma che cazzo è, un aspirapolvere? No, vabbè, colleziona gli oggetti. Questo è da provare, ma che cazzo di mod ho aggiunto? Cazzo è questo qui, il robottino che pulisce. Colleziona tutti gli oggetti, quindi gli oggetti a terra, fa la pulizia, tipo un robot. Solo che questo qui è automatico, magari questo qui è manuale. Se io volessi craftarla sta roba... Ah, penso si fa al banco da lavoro. Dobbiamo creare... Allora, facciamo una cosa. Intanto creiamo una fornace. Per farne un'altra mi serve la pietra. Dovrei averne, perché almeno 2 fornaci le voglio. Vabbè, per adesso... Ma facciamo una cosa, dai. Una ce la facciamo bastare. Qua mettiamo tutto il legno che abbiamo. Mi serve creare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un'altra porta qui. Ok, vedi, abbiamo messo la porta. E poi qua metto le ringhiere, in modo da chiudere questa zona. Guardate qui con quanto stile. Allora, adesso nelle fornaci ovviamente dobbiamo mettere del combustibile. Io vorrei craftarmi quella roba lì, ma mi serve il banco da lavoro per forza. Cioè, o almeno mi servono i lingotti per forza. Ah, può essere creato solo al RR Homesmith, che sarebbe questo qui. Ah, quindi li crafto qui. Beh, allora facciamo una roba. Siccome per adesso non ho il mortaio e il pestello, che sarebbe questo qui, ma io l'avevo fatto, ma si crea sempre lì. E allora facciamo una roba. Io per adesso metto della paglia per squagliare questo ferro, che però non è abbastanza. Posso tutto ciò che ho qui per adesso per liberarmi spazio. E sotto di noi dovremmo avere del ferro. Solo piccolo spawn, poi il resto è dall'altra parte. Ma dovremmo averne un po'. Minchia, 18 di ferro, è ridicolo. Con questo piccone del cazzo. Devo farmi per forza il banco da lavoro provvisoriamente. Comunque una fornace, eh. Alla fine ne metto una, raga, per una questione proprio estetica che fa cagare. Ci vorrebbe un lettino. Io potrei farne intanto uno. Ma serve comunque il coso. Mettiamoci un po' di punti abilità, tutti su tempra. A sto punto mi andrei, mentre squaglio il ferro, ne vado a prendere altro. E nel frattempo, se riesco, cercherò di prendere un parasauro se lo incontro. Quindi io andrei di qui, che qua dovrebbe esserci una venatura di ferro. Diciamo c'è un piccolo sentiero pieno di ferro. Perfetto, mi creo una clava, vado a bere. Nel frattempo sempre sete, madonna, pieno di problemi sto personaggio, che quei coglioni. Minchia, una femmina a livello 100, questa la voglio. Meglio dell'altra, che tra l'altro abbiamo lasciato lì in cima, chissà, forse è già stata sbranata dai leopardi. Ma vabbè. Il problema è che ne raccogliamo proprio poco con questo piccone del cazzo. Guarda, guarda qua quanto ferro c'è. 1, 2, guarda qua, questo è tutto ferro. Fiori rari, questa zona è ottima praticamente, ed è una zona di spawn, perfetto. Per questo per quello ho voluto fare una sopravvivenza nuova qui su Ragnarok, perché in quell'altra mappa dove eravamo prima avevamo il ferro a 16.000 km. L'unica cosa bella era, diciamo, la zona, avere il castello. E ok, ma qua te lo puoi creare un fortino con tutte queste risorse. Niente di trovare, non sto trovando un cazzo. Madonna. Minchia, ma sei immortale. Aia, aia, aia. Oddio. Ah, ma toglie 2 sta cosa, è una merda. Però quando sono in branco, a due possono fare male. Abbiamo fatti fuori. Minchia, ma non c'è l'ombra di un parasauro, solo tartarughe. Niente, prossimo obiettivo, addomesticarsi le tartarughe. Eccola dove è la mia gallina.
E ce n'è un'altra. Sì, ma tu sei livello 23, guarda. Perdonami. Mamma mia, lì c'è un triceratopo. Niente, niente, torniamo in base. Ci viaggeremo con loro, ce le portiamo accanto e raccolgo i materiali. Minchia, ma sono lentissime, ci stanno 2 mesi per raggiungere da casa mia a dove sono ora. Sarebbe ottimo il moscop qui, ma non ho il fungo raro, a meno che abbia cambiato gusti. Guarda casa nostra come si presenta, figa. Tu sali qua sopra, c'è una piccola baracca. Allora, a che punto siamo qui col ferro? Qua ne metto altro. Perfetto, abbiamo un pochino di ferro e finalmente possiamo crearci il nostro banco da lavoro. Ma tutti e due banchi da lavoro. Uno, che è quello che serve a noi per le nostre costruzioni, appunto, in ferro, che lo metteremo tipo qui. Perfetto, guardalo lì. Guarda con quanto stile, manco passo. Madonna, ho sbagliato i calcoli. Non va bene che io non passo, devo passare dietro al balcone. Quindi lo devo mettere un po' più in qua. Adesso passo. Bellissimo così, mi piace. Guarda che zona lavorazione piccola ma completa. E questo qui è il banco da lavoro della mod. Su questo banco da lavoro possiamo creare, ragazzi, il mondo. Io vi lascio qua scorrere brevemente. Abbiamo mobilia, abbiamo oggetti anche inutili. Cioè abbiamo, porca puttana, c'è il microonde, c'è la stampante, c'è un timone, la PlayStation. Ah no, questa è l'Xbox. Abbiamo sia l'Xbox che la PlayStation. Fidatevi, perché la PlayStation l'ho vista. Abbiamo chitarre, batteria, una pianola, il microfono, il treppiedi. Eccola qui, la PlayStation. Abbiamo quadri. Abbiamo il biliardino, il coso dell'hockey. Lì abbiamo il biliardo. Abbiamo lampade, lampadari, tende, tende chiuse, mezze chiuse, cucine, frigoriferi, pentole, frullatori, decorazioni, letti di ogni tipo, tavoli di ogni tipo. Cioè abbiamo la mod Ikea praticamente. C'è di tutto. Ok, sto minchiozzo dovrebbe essere... Ah, trasformo le bacche in semi con sta roba qui. Ok, minchia, ma si vede che non so un cazzo d'inglese. Allora, recuperiamoci però un po' di risorse perché mi serve adesso la pietra e la pelle. Madonna, guarda questo qui addirittura. Questo è un tavolo che lo puoi unire per fare un tavolo della lunghezza che vuoi. Un armadio normale... Più bello sicuramente di quello di Ark per creare delle casse. Quindi lo metterei tipo qui. Aspetta, voglio vedere se esce dall'altra parte. Direi leggermente. Ma scusa, in teoria è un armadio che dovrebbe raccogliere in automatico le robe. Tanto di spazio ne ha. Ma in automatico in che senso? Cioè se io butto una pietra non raccoglie. Aspetta, a meno che nel raggio di questa azione qui, se io rompo la pietra, ce l'ho io. E mi si è spaccato tutto, tra l'altro. Bene. C'è del legno a terra a caso? Sì. Ragazzuoli, io do un'occhiata un pochino a questa mod. Nel frattempo abbiamo qua un armadio che non è male. Ci sono dei materiali, vedete, legna, pietra. Quindi è chiaro che qua possiamo posare volendo tutti i materiali da costruzione. Quindi creare un inventario unico per quanto riguarda pietra e tutto. Guarda gli spazio che c'è. Io quindi per questo episodio vi saluto qui. La nostra piccola basetta l'abbiamo fatta. Comunque ci siamo sistemati. Oddio, inquadratura cazzo senza volerlo. Ci siamo sistemati. Nel prossimo episodio proveremo a raccogliere qualche creatura. E nel frattempo io vedo di farmare un pochino le 4 cosette. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che comunque riniziare non vi annoia, perché a me mi gasa un sacco. Alla prossima. Ciao belle mie.